volte ne abbiamo già più volte parlato di quella che era la funzione di questa ricerca. Il problema, come diceva il professore, è stato un attimino il perché di questa ricerca, cioè voglio andare ad individuare immediatamente il perché degli imprenditori che sono rappresentati da questa associazione si sono posti il problema della ludopatia o ancora meglio del gioco d'azzardo, come vuole dire il professor Morisi, sa bene che io purtroppo questa parolina la amo poco, perché io mi definisco imprenditore del gioco pubblico, quindi il gioco d'azzardo per me è una cosa un po' diversa. Il gioco d'azzardo io intendo quel gioco che viene fatto fuori dagli ambienti autorizzati o da, per concessione da parte di ANSI, quindi lo vedo su sotto più quell'aspetto che sull'aspetto proprio delle sale, delle nostre sale. Ma il problema che ci si è posti come imprenditori lo abbiamo sollevato alla classe politica nel 2015 e abbiamo fatto anche una nota verso il sottosegretario dell'epoca, l'attuale sottosegretario, diciamo l'onorevole Baretta, dove abbiamo detto che all'interno delle sale o all'interno dei negozi di gioco pubblico, se così vogliamo definire, c'era bisogno di una distinzione tra coloro i quali esercitavano il gioco pubblico in un certo modo e quindi concessionari e coloro i quali invece esercitavano all'interno dei propri locali, sempre per normativa, come previsto dalla normativa, però sicuramente locali molto meno, se vogliamo dire tra virgolette, controllati e molto meno sorvegliati di come lo può essere un concessionario. Ponendoci questo problema, all'epoca avevamo posto al sottosegretario una distinzione, cioè fare una distinzione proprio tra quelli che potevano essere i locali, diciamo, di categoria A e di categoria B. Sotto questo punto di vista posso dire che all'interno di quel dibattito che si è aperto negli ultimi tempi, proprio sulla norma, sulla nuova normativa, sulla normativa che dovrà essere ancora varata, diciamo, dalla conferenza Stato-Regioni, si è posto proprio il problema di come distinguere le sale di categoria A o le sale di categoria B. Che cosa si intende per le sale di categoria A o di categoria B? Questo è un concetto che Ascolt aveva detto e che la normativa in qualche modo cerca, la normativa, perlomeno una proposta di normativa cerca di riprendere. È quella dove all'interno delle sale di categoria A tutti coloro con i quali sono concessionari di Stato, mettendo su, lo metto tra parentesi, tra virgolette, quindi facendo all'interno delle proprie sale un percorso formativo, iniziamo con un concorso formativo del dipendente per poi andare ad un corso proprio vero e proprio di affiancamento verso il cliente. Quindi facendo capire al cliente quando abusa, nel momento in cui abusa del gioco e quindi cercando di aiutare questo cliente. Logicamente prima di arrivare a far capire ad un cliente l'abuso che sta facendo, dobbiamo avere delle persone in grado di poterlo individuare questa problematica. Ecco allora la formazione dei nostri dipendenti e prima ancora dei dipendenti la formazione degli imprenditori in sé. I comuni, sapete bene, in Italia ormai ogni comune ha fatto una legislazione, quindi spensando secondo me in maniera errata, ed ecco il perché di questa ricerca, ed ecco il perché di questa, diciamo, di questa promozione nei confronti dei comuni, di questa preghiera, così la vogliamo chiamare come imprenditori, di dire attenzione, con gli orari è stato dimostrato, partendo dalla provincia di Bolzano e finendo al resto dell'Italia, che non abbiamo ottenuto assolutamente nulla. Anzi, forse con gli orari stiamo ottenendo una cosa invece inversa, stiamo ottenendo che il gioco illecito ritorni ad essere predominante sulla scena politica e quindi sulla scena del gioco. Siamo, come ASCOP, devo dire in maniera egregia, abbiamo iniziato un percorso con il primo comune che si è reso disponibile, che ringrazio l'assessore Zaretti che qua è mezzo a noi, proprio col comune di Vicenza, da qualche anno abbiamo iniziato un percorso che non è nient'altro che all'interno delle sale, ogni 15 giorni, ogni mese mediamente si mettono delle nuove propagande, quindi che fanno in modo che si renda conto, si metta a conoscenza il giocatore di quelli che sono i rischi del gioco stesso. Quindi all'interno delle gaming hall il problema che si è posto, perché mi piace definire una sala video come una gaming hall, quindi come una sala dove all'interno abbiamo le appuntine, le OLT, anche se in luoghi separati, ben distinti, ma dopo abbiamo la sala bingo
dove si gioca solo ed esclusivamente al bingo. Ma Gaming Hall comprende tutte le tipologie di gioco che sono legate ad AMSI, quindi al gioco pubblico. Con il Comune di Vicenza, dicevo, abbiamo iniziato questo percorso, un percorso che è servito a far capire a noi, inizialmente, quindi principalmente noi imprenditori, che se un problema all'interno della sala bingo esiste in maniera molto, come dire, sottile, in maniera molto limitata, ma anche se in maniera limitata, comunque vada, gli imprenditori lo devono affrontare. E allora che cosa abbiamo detto noi a questi comuni? Non diciamo alla classe politica, non abbiamo mai detto non esiste il problema dell'avvocatura, che sarebbe un assurdo confermare la stessa cosa che dicevamo a qualche altro convegno tempo fa. Dire che il vino fa male o che il vino fa bene, quello siamo sempre alle solite. Se abusi qualsiasi tipo di prodotto, sicuramente farà male. Stessa cosa il gioco, se abusi del gioco, sicuramente cadi nel discorso proprio della ludopatia, quindi di questa malattia, se così la vogliamo definire, e quindi dobbiamo cercare di affrontarla. Gli imprenditori del bingo in questa ricerca hanno cercato di dire al professor Morisi di affrontare questo problema, che abbiamo fatto, o meglio, di evidenziare fuori, all'interno di una sala bingo, può venire fuori questo problema, cioè come lo possiamo capire noi imprenditori, cosa possiamo fare noi imprenditori, in che percentuale esiste questo, tipo, questa tipologia di gioco patologico all'interno di una sala bingo. Quindi questa ricerca si è posta questo problema, e questo problema che si è posto è venuto, devo dire, un lavoro secondo me veramente egregio, un lavoro dove gli imprenditori insieme ai clienti hanno cercato di dare delle risposte molto, ma molto, si vede dalla ricerca stessa, molto mirate, e non vorrei sbagliare, ma credo sia uno dei pochissimi lavori che effettivamente analizza una sola tipologia di gioco, quindi una sola tipologia di sala, perché il nostro problema era quello di vedere, di far capire, come dicevo inizialmente, alla classe politica, attenzione, non tutti i locali di gioco possono essere trattati allo stesso modo. Quindi gli orari vanno bene, li vogliamo applicare, però secondo noi dovete fare una distinzione tra i vari locali. Come dicevo, anzi, professore, anche questo di andare ad allontanare questi locali dalla parte centrale delle città o di ghettizzarli addirittura fuori, portate nei centri, fuori dai centri urbani, portate nelle zone industriali, secondo noi non aiuta, anzi, forse peggiorerà ancora di più questa situazione. Quindi io, ripeto, ringrazio ancora una volta il professor Morisi, ringrazio l'assessore Zanetti in modo particolare, che in questo periodo, in questa annualità, ci ha dato questa grossa mano d'aiuto, e voglio ringraziare, mi si è consentito, anche ANS, che negli ultimi anni effettivamente con le sale bingo ha avuto un rapporto molto più, come dire, molto più di dialogo, quindi anche la classe politica, perché effettivamente hanno capito che le sale bingo, le gaming hall all'interno del mondo del gioco sono dei locali particolari e dei locali che forse meritano un'attenzione particolare.